Questa è la mia talaria completamente originale. E così è come l'abbiamo trasformata. Il video che state per vedere sarà pieno di colpi di scena. Partendo da un viaggio infinito a cadute pazzesche e rischi fuori di testa. Fino ad arrivare all'arrivo della polizia e ad essere cacciati dalle guardie. Ma per capire tutto meglio dobbiamo fare un passo indietro. Cioè raga, ma di cosa stiamo parlando? Ma che stile c'hai, Rudy? Sono qua con i Carmageddon e dopo ci divertiremo insieme. Questa qua che vedete davanti a me è letteralmente la mia talaria. La ruota anteriore è stata tolta e c'è stato messo questo pattino. E questa parte posteriore è semplicemente un cingolo che funziona con la catena normalmente, guardate, tipo stile ingranaggio, per potersi divertire nella neve. Cioè non so minimamente niente. Come si fa a frenare? Madonna raga, ma stiamo fluttuando. Papà! Com'è? Ne ho bisogno. Devo assolutamente Ma com'è che si curva? Devi sterzare tanto. La butto giù con il piede giù. Però attento che ti va molto di traverso. Ma è faticoso, eh. C'ho il fiatone. Rudy! No! Guarda dove va! Va dovunque! Cioè guarda con che facilità, raga! È in salita questa, eh! Com'è che la dobbiamo usare, giusto? Salita quanto vuoi. Sulla pedana esterna. Uh-huh. E giù della pata. Ma mi faccio male se vado giù. Questa è bella ripida, no? Ma secondo me sei tranquillo. Vado? Vai. Com'è, bro? Stavo per finire controllandolo. Però bisogna prendere confidenza. Allora io vi dico che come al solito la GoPro distrugge le profondità. Però diciamo che questo qua tra l'albero e il masso mi sembra bello in piedi. Sale. Visto che i Carmageddon comunque sono qua, e tra l'altro sono venuti con la panda, raga, apriamo e chiudiamo una parentesi, per fare delle loro cose che io non vi posso spoilerare, li abbandoniamo. Nel frattempo io mi sono spostato con Ale, direttamente il boss di Talaria Italia. Allora andiamo a divertirci con il boss, raga, che lui sicuramente questa roba qua la sa usare decisamente meglio di me. Vai che riesci. Fammi vedere come si usa. Guarda che figata. Ma piegaccio pieghi. Pieghiamola! Ma che figata! È abbastanza difficile, raga, capire qual è la sensazione di utilizzare sti mezzi, perché hanno un bel controllo, cioè si riescono a controllare molto meglio di quanto pensassi, sinceramente, anche qua nella fresca. Però allo stesso tempo, nonostante si riesca ad andare bene, mi sento come se stessi, come se stessi fluttuando. Vediamo se si sale completamente nella fresca. Facciamo un po' di slalom, un po' di destra e sinistra. La stiamo fondendo. Il freddo è glaciale, ci sono meno 7 gradi in questo momento. Ce l'abbiamo fatta però, ma di cosa stiamo parlando? Mamma mia, che spettacolo. Con che mezzi. Allora io vi dico che questo è solo un assaggio dei contenuti che potremmo produrre da gennaio, questo inverno, fin dove c'è la neve, ma anche nei prossimi anni. Quindi comunque sono super curioso di sapere un vostro parere qui sotto nei commenti. Ma guarda quanto è fresca qua la neve, raga. Vi stavo dicendo, fatemi sapere con un commento qui sotto se vi piace questa roba, perché siamo qua direttamente con il boss. E che fai, non gliela rubi una? Le mie parole iniziano ad essere poco comprensibili per via del freddo. La mia bocca vorrebbe essere coperta. Ma dove siamo? Cioè stiamo letteralmente facendo enduro sulla neve. Guarda come si diverte. Come si diverte Ale. Ovviamente come vedete io qua sulla mano destra non ho il freno, perché all'anteriore non c'è la ruota, non c'è il disco, non c'è niente. Ma al posteriore posso tranquillamente frenare. È una figata unica. Andiamo a vedere quell'impiantino lì che tanto è chiuso. Comunque non sembra, ma è faticoso, non l'avrei mai detto sinceramente. Perché devi giocare comunque tanto col corpo per rimanere dritto, per riuscire a curvare. Figo questo, Super mini. Mamma mia. Oddio. Sono rimasto incastrato. Ok. Oddio che fatica. Oddio, non so se mi fido. Porca vacca. Raga, c'ho una paura porca. Oddio, madonna raga.
quando vedi lo stesso boss. Oh, oddio! Oh! Stavo dicendo, quando vedi lo stesso boss che è maldestro, un motivo c'è. Oh! 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 Ma tu sei pazzo, Ale! Porca zio! Oh! Oh! Fermo, fermo, fermo! Buongiorno. Non è il proprietario del tecnologico. Dobbiamo fare dei frame da per montare un video. Non siete autorizzati, non siete autorizzati. Non siamo autorizzati. Giù verso voi... di là invece vicino al rifugio possiamo fare il giro. Vicino rifugio, io vi darò rifugio, però non siete autorizzati. E come al solito, tra tutte le persone al mondo che possono avere problemi, qualcuno lassù sceglie proprio me. Vi spiego che cosa è successo. In poche parole, il luogo in cui eravamo era veramente lontanissimo da Bergamo, tanto da costringerci a dormire lì e fare tutto con calma. Quindi va bene che siamo stupidi, però essendo così lontano non è che siamo proprio andati lì sperando che non ci fossimo problemi e facendo tutto un po' a caso. La persona che ha organizzato tutto questo nei giorni precedenti è andata lì, ha fatto un sopralluogo e in particolare ha parlato con un rifugio del posto e ha concordato con questo che nei giorni a seguire noi saremmo andati lì per effettuare alcune riprese per dei video. Il rifugio ha detto che non ci sarebbero stati problemi, che potevamo tranquillamente stare lì e quindi così abbiamo fatto. Abbiamo organizzato le nostre cose e ci siamo diretti sul posto. Quando siamo arrivati quindi eravamo super sereni perché sapevamo di avere l'autorizzazione per poter stare lì. Tanto che quando è arrivata la guardia noi eravamo super tranquilli perché pensavamo che non avesse capito la situazione. Questa persona però ha voluto sottolineare che noi avevamo l'autorizzazione del rifugio che ci consentiva di stare in determinate zone. In altre nelle quali siamo passati invece non avevamo l'autorizzazione e quindi avevamo fatto qualcosa che non avremmo appunto potuto fare. Ora non so qua raccontarvi ogni singolo dettaglio, ma vi basti sapere che dopo un'accesa discussione abbiamo dato i nostri documenti a questa guardia, la quale ci ha informato che nei giorni a seguire ci avrebbe fatto una multa da 150 euro per essere stati in una proprietà nella quale non potevamo entrare. Ora, voi fatemi sapere la vostra. Io penso che se abbiamo sbagliato è giusto che veniamo puniti e che quindi paghiamo per l'errore che abbiamo fatto. D'altra parte è vero che non abbiamo letteralmente fatto nulla di male, cioè siamo transitati con un mezzo da un posto A a un posto B, magari, non so, ci abbiamo messo qualche minuto, non mi sembra aver combinato chissà cosa. Quindi insomma ci siamo fatti un sacco di strada, un sacco di sbatta e siamo pure tornati a casa con una bella multa. Chiarita e capita quindi la situazione, abbiamo continuato la nostra giornata ma rimanendo in una zona ben delimitata. E ritorniamo a divertirci, raga. Proviamo a vedere se riesco a salire di qua. No, raga, è impossibile. No, qua è proprio impossibile. Occhio, occhio. Questa era inaspettata, eh. Ah, qua la neve è abbastanza morbida ma dura allo stesso tempo. Che figo. Vediamo se si scende di qua. Oh, oh, oh. Porca vacca. Oh. Ok. Ah. È molto più faticoso di quanto si possa pensare, raga. Poi appena cadi un attimo ti freghi completamente. Che esperienza pazzesca. Bellissimo, Ale, bellissimo. Raga, che dire, ne sono successe di ogni, ma almeno ci siamo divertiti. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere un mezzo del genere sul mio canale. Ci vediamo al prossimo video. Bambola.